Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, dell'eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo... prolasso, collegato ai lati da due componenti sferiche, volgarmente dette da due borracette ploche, due sacchettine membranose, due sfere, come due noci, beh no, due noci no, come due uova, tra le noci, la seconda della quello che anche varia tra l'uno e a volte l'una più piccola dell'altra, ma in ogni modo simmetriche, sferiche, due volgarmente detti, l'atto sessuale è uno, ma possono anche essere più di uno, e quando un uomo e una donna, dai che ti ridai, a forza di chiamare, l'uomo viene sotto anche la donna viene, ma sempre prima l'uomo viene. Lei è fantastica, come possiamo dire, Enrico. Questo era il personaggio merope generosa, sì, era? Sì. L'abbiamo vista in Rai per tantissimo tempo, no? Con questo personaggio Marchesini, fantastica. Mi permette una cosetta da dire? Ma la prego. Una spiegazione, perché io ho 55 anni e sì, ricordo che intorno al 68 veniva spiegata l'educazione sessuale in televisione. Allora uno si aspettava di vedere il corpo. E invece ti mostravano un fiore, un lilium, e ti dicevano, giunge il vento, prende il polline, ecco, e quindi tu andavi a casa distrutto. Chiusa la parentesi. Bene. No, poi se non c'era vento eri ancora più disperato. Capisci i risultati, vero? Purtroppo questo è, perché non si parlava in televisione di questi argomenti. Adesso che se ne parla, cambia da così a... Così. Persino peggio. Siamo nello stesso identico modo. No, due cose, no? In quel personaggio della Marchesini venivano fuori due cose. Intanto l'imbarazzo di parlare di questo tipo di argomento, ancora di più quando devi parlare di questo tipo di argomento declinato al femminile. E poi questo mito dell'orgasmo, lo vogliamo dire? C'è nel libro ampio spazio dedicato a questo punto. Perché l'imbarazzo e perché il mito, se è un mito dell'orgasmo? Chiedo alla Cifra. Ma l'imbarazzo, vabbè, anche un po' per... Certo, diciamo, quello è uno strumento per fare anche... poi comicità in tutto questo. No, tra l'altro volevo anche dire, se ne parla ora fino a un certo punto, perché poi se una ragazzina deve dire di essere stata violentata piuttosto che dire che ha fatto l'amore per la prima volta... Ci ricordiamo, no? Sul finire dell'anno scorso a Torino è successo disastro, diciamo. Quindi voglio dire, no? Parliamone, no? Sì. C'era un articolo di Concita De Gregorio l'altro giorno che era stupendo, perché diceva proprio questo, forse stiamo sbagliando un po' tutti, figli e genitori, perché poi sembra sempre che ci sia, no? Che dobbiamo parlare di una cosa
più grande di noi, quando è la cosa più semplice, dovrebbe essere la cosa più naturale. Sì. Però, no, però il riferimento che fa lei è molto giusto, perché adesso io, per aiutare quelli a casa che magari non si ricordano l'episodio che ormai è di qualche settimana fa, no? Sì. Campo Nomadi viene ad un certo punto preso d'assalto, e perché? Perché a Torino una ragazzina aveva detto di essere stata stuprata e aveva indicato come possibili responsabili appunto quelli del Campo Nomadi. A un certo punto partono con le forche e invece lei poi ha dichiarato che era stata col ragazzo e non aveva il coraggio di raccontarlo a casa. Quindi effettivamente dialogo pochino probabilmente con i nostri ragazzi. Sì, ma certo, perché si parla di educazione sessuale, ma non si sa bene fin dove si può arrivare e che cosa serve effettivamente. Bisognerebbe dire le cose come stanno. Certo, si perde un po' di poesia forse, ma si acquista esperienza e non si fanno errori. Sì, errori vengono fatti e da tutte e due le parti, cioè da chi avrebbe l'obbligo di insegnare e da chi avrebbe l'obbligo di imparare in qualche modo. Cioè, ci sono gli atteggiamenti, non riescono a combinare fra di loro e per cui i risultati sono questi qui. C'è il terrore, la perdita della virginità, che potrebbe essere intravista come una tragedia o anche come una festa. Posso... Cioè, perché non fare una festa? Mamma, ho perso la virginità. Bene, prendi la torta. Cioè, perché no? Guardi, io le consiglio nel libro di regalare cos'è alle proprie figlie. Allora, no, cos'è libro, che dobbiamo regalare? Nel libro ovviamente è un discorso continuo e quindi c'è anche una provocazione che è perché avete mamme, perché c'è questa preoccupazione di dover portare immediatamente le bambine di 15 anni, le ragazze di 15 anni da un ginecologo per fare e dare loro la pillola per fare contraccezione, venendo sicuramente incontro ad una paura che è quella di evitare danni eventualmente più grandi, senza, e invece io dico, magari regalate loro un giocattolo, e se giustamente non siete voi mamme che lo volete fare, fatelo fare da una zia o da un'amica, sì, regalate un giocattolo in modo che... È vivo questo discorso. No, attenzione al giocattolo, perché il piccolo giocattolo sessuale ha forma oblunga. E lei vibra, quello fa riferimento. No, no, lei dice proprio questo. Posso finire di dirlo? Ti rendi conto di essere ambigua? No, non sono ambigua, dico regalate un piccolo oggettino sessuale con il quale questa ragazza magari potrà invece cominciare a conoscere il proprio corpo, esplorare, trovare dove sa la sua forma di piacere, e poi a quel punto, quando incontra un uomo, quando incontra un ragazzo, probabilmente può dedicare più tempo alla ricerca del piacere che non ad inseguire un mito, non ad inseguire necessariamente l'orgasmo come obiettivo, come necessità. E senza cambiare le pile, poi. Sì, ma se, anche così, certo. Magari oppure in corso d'opera ci si fa un coffee break e si cambiano le pile. Ecco allora... A me il termine educazione sessuale comunque mi fa fare sempre un balzo dalla sedia, perché l'idea dell'educazione vuol dire che c'è una norma a cui noi dobbiamo fare riferimento. Quindi non le piacciono neanche le sessuologhe? Guardi, ora, io non ho nulla contro le sessuologhe in sé, però credo che quando si parla di sessualità è sempre bene lasciare fuori le specializzazioni, cioè, la non bisogna medicalizzazione. Credo che... La cosa migliore sia l'esperienza, e l'esperienza intendo per esperienza la possibilità in un ambiente che sia appunto rilassato, protetto, in un atteggiamento che spero possa esistere, che sia un atteggiamento giocoso, di scoperta, di conoscenza, andare alla ricerca di quella che è la propria energia sessuale, di quella che è la propria sessualità, che non è il sesso. Sexy shop, in poche parole. No, non è neanche sexy shock è il nome di una fantastica esperienza bolognese fatta da un gruppo di donne proprio nell'ambito del sexy shop. No, il punto che dico io è che il sesso è un aspetto della sessualità, è una parte più, diciamo, pratica della sessualità, ma la sessualità è tutto quello che dentro di noi è energia creativa, bellezza, esperienze, divertimento e godimento. Sì. Quindi l'orgasmo è un pezzo di questa cosa, questo... poi c'è il piacere che no, è tutto il resto. Sì, però questo è il corso monografico. Il corso generale dovrebbe prevedere alcune cose, che il sesso non è peccato, anzi è piacere, e che va usato il preservativo, perché fino a qualche settimana fa noi abbiamo
udito qualcuno che riteneva che la parola preservativo non si dovesse usare. Quindi nel corso generale alcuni elementi di base, le aste della, di una sessualità libera, la scuola, le istituzioni dovrebbero darle. Dovrebbero dire non serve il dito ammonitore, il dito non deve più ammonire. Questo. E qui ci fermiamo. Volevo dire una cosa a proposito appunto di questa cosa del cercare la propria energia sessuale. Quindi una donna che la dà, diciamo, a destra e a manca, sì, non è una... Adesso faccio un po' come la Marchesa. Non è una... È una che sta cercando la propria energia sessuale, no? No, perché uno adesso potrebbe, dice, vero. Sì. Quanti uomini hai avuto? 140, però cercavo la mia energia sessuale, quindi insomma... Il 141esimo proprio... l'ha trovata e quindi era contenta. Quello è importante. Infatti, una famosa attrice dei telefoni bianchi andò al Costanzo Show, Doris Duranti, e disse, Costanzo le chiese, con quanti uomini è stata, signora? E lei disse, un centinaio. Applauso e poi aggiunse, però non sono mai stata con una donna, quindi abbiamo questo ricordo. Volevo invitare proprio la nostra Cifola, sì, la nostra Cifola a proporre momentaneamente, sì, un esempio di conseguenza di cattiva educazione, cioè un atteggiamento psicologico sbagliato nei confronti del bisogno di sessualità e di sensualità che c'è nelle donne. Ci sono per esempio delle donne che esagerano la loro carica erotica, esagerano per rabbia, per delusione, per necessità. È così, l'atteggiamento, la partenza è qui, già siamo verso la cosa. Ecco. E esagerano perché? Perché per reazione, per reagire e per... E quindi, la reazione del botulino, intanto. La reazione è quella del botulino in questo caso, sì. No, ma la reazione al perbenismo, a questa ipocrisia che per anni l'ha oppressa. Quindi qualsiasi cosa raccontata da questo personaggio che sta facendo la Cifola... Ma perché non mi presenti bene? Dice, no, non ti presento bene perché potrebbe ritorcersi contro... Non resisto. Ecco. Indovina che sono? Ecco. Mi trovi seducente? Forse hanno già capito, ma... Fa caldo in questo studio. Eccola lì. Però, tolgo la maglia? Va bene. Pantaloni? No. Tolgo i pantaloni, rimango nulla. Un attimo, durante la pubblicità facciamo. Ma poi non mi vede nessuno durante la pubblicità. No, come? Già, è seguitissimo. Il discorso vero è che... Simpatici cameraman. Il personaggio... Gli operatori sono venuti tutti a trovarmi in camerino. Vedi com'è? Perché cioè, lei sempre... non controlla più le sue... Ma non sa trattenersi. Perché? Questa carica repressa per tutta una vita, un'educazione sbagliata, frequentazioni diciamo spericolate. Cioè ti ha frequentato? Che è certo. Tanto. Appunto. E l'hanno ridotta. Cioè, adesso noi stiamo facendo una rappresentazione scenica, quindi non è proprio così. Ma insomma. Però io devo dire, può parlare un attimo di Playboy. Sì. Non si è detto che quindi il sesso... Quindi chiamiamolo. Ah no, scusi. Sono io. Non si è detto che il sesso è anche un ansiolitico. È giusto, sì, che certo. Si dica. È un ansiolitico. Fatto, digestivo anche. C'è gente che fa il ruttino dopo. Perché dopo i grandi pranzi di solito si dorme. Ma perché dice queste cose? Come che dico? È un dato di fatto, è un ansiolitico. Io voglio uno sgabello per sedermi e ascoltare. Perché oggi glielo dica lei, dottoressa Di Pietro, che è anche un ansiolitico. Ma come ansiolitico? Sì, sicuramente è un ansiolitico perché se si rilassa... Vabbè, ma anche se ti gratti... Cioè, vuol dire che grattarsi è un'esperienza erotica? Secondo anche, me lei ha ragione. Non farò più niente da adesso. Sarò immobile. È vero, qualunque esperienza di contatto del proprio corpo tra sé e se stessi verso gli altri può diventare un'esperienza erotica. Che cosa vuol dire? Vuol dire un'esperienza in cui ci trasmettiamo delle emozioni o in cui ci trasmettiamo il piacere di stare insieme. Ecco, in questo senso rende molto costa zero, perché l'investimento che si chiede nel godimento è proprio quello della generosità. La generosità del... voler trovare, del voler cercare, del voler comunicare, del voler scambiare. Quindi noi investiamo in generosità di amore, godimento, piacere e ne ricaviamo sicuramente molto di più con gli interessi, ecco. In questi tempi, la cosa poi che ha valorizzato denaro, molto questo discorso, che sia idea. Questo argomento è stato valorizzato enormemente dall'atteggiamento, dalla definizione di peccato
tutto questo è peccaminoso. Cioè, facendo quello che... Aiutato, certo. Ecco, perché... Siamo tutti cresciuti dentro le facendo tutto questo che non abbiamo nominato in un elenco, ma insomma avete capito grosso modo, si va all'inferno. Ecco. Ma io dico... E prima eravamo lì, perché guarda la fotocopertina. Non a caso. Prima eravamo lì, bellini, bellini, e invece poi all'inferno. È un male? Voglio dire, io dovendo... C'ho un sacco di amici, sicuramente sono all'inferno. Cioè, conosco, mi troverei a mio agio. Accendere le sigarette. Sì. Però, secondo me, voglio che tu sia sereno. Si fuma, sicuramente, all'inferno. Che non posso dire scusi. No, figurati. Ma perché tutta questa paura dell'inferno? Tra l'altro, bisognerebbe cominciare a ammorbidire gli ostacoli e dire... L'inferno in fondo, no? Non ho avuto una educazione religiosa, quindi ti ascolto. Vabbè, ma come pettegolezza l'avrei accolta. Come pettegolezza mi è arrivata. Però devo ringraziare i miei di non avermi fatto vivere col dito a monitor. Adesso io ho fatto la prima comunione anche la cresima, eppure sono qui che discuto con voi, ho scritto godete. Anzi, non mettete limiti alla provvidenza. Altrimenti che provvidenza. Un riferimento colto va fatto. Vi fate portare a scuola, poi ci fa il riferimento perfetto. Colto, Fulvio Batti. Sì. Vi porto a scuola, vediamo e poi vi spiego. Una giovane donna intrepida sta per donare il suo orgasmo alla scienza. Come la fame, la sete o il dolore, le sensazioni che proverà sono così primitive che è difficile esprimerle a parole. Sospetto che si avvicina al decollo a questo punto. Nelle profondità del cervello, l'ippocampo si accende. È qui che si formano le emozioni e la memoria a lungo termine. La paziente dà il segnale. L'orgasmo è iniziato. Dei fuochi d'artificio neuronali esplodono sullo schermo. Le aree motorie, come il cervelletto, pullulano di attività, mentre i muscoli si tendono e si rilassano. Poi il nucleus accumbens, il centro del piacere e della dipendenza, si accende. 30 diverse aree del cervello entrano in azione. Nessun'altra attività umana sembra stimolare così tante aree del cervello tutte insieme. Enrico, ma questo se lo vuoi vendere in edicola non te lo compra nessuno. Cioè, come film porno è ma certo che è non finito, è, lo vedi come zero. Sei? Bellissimo, io c'è un pensiero eccitante. No, mi ha ricordato il Lilium delle lezioni di... Educazione sessuale degli anni 60. Io non ho niente contro il Lilium, è un fiore meraviglioso. Faccia finta di non capire, va bene. Mi sembra assolutamente suggestivo. Ho trovato questo film eccitante, è meraviglioso. Beh, eccitante, non lo so. No, veramente. Però certamente qualcosa ci racconta, perché insomma ti fa vedere effettivamente cosa succede nella testa di una è donna. È un attacco. No, ma in realtà... Noi noi lo sappiamo bene. Sappiamo bene anche che per noi l'esperienza sessuale è veramente tutta nella testa, cioè... il godimento, l'orgasmo è veramente tutto. Non sono una donna. Voi come sei per noi è tutta nella testa? No, non è tutta nella testa. Nella testa, nel senso che c'è una situazione che ti eccita, c'è una persona che ti eccita. Sapere che in quel momento quella persona ti sta facendo questa cosa, che è quella persona e che rappresenta un qualcosa per te, cioè comunque tutto questo è un pezzo dell'esperienza. Tutto questo credo anche per importante. Uomini. È notorio che il primo organo in cui avviene l'esperienza dell'eccitazione sessuale è proprio la mente. L'orgasmo che abbiamo visto qui in televisione, che abbiamo visto in televisione, ci dice che finisce anche lì, nel senso che anche l'investimento che fai poi ritorni indietro in questa esplosione meravigliosa di tutte le cellule. L'orgasmo ci fa anche più intelligenti. Beh, secondo non esageriamo. Questo... L'orgasmo ci fa più intelligenti, Vaime. Ma insomma, tu come ti senti? Chissà, magari potremmo anche... Stabile. Faccio parte del gruppo, cioè, voglio dire, non credo di essere un'eccezione né negativa né positiva. Non lo so se questo è vero. Mi lo so neanche io, infatti sperimentiamolo. Mi fa molto piacere per quanti esercitano con allegria e con passione questa attività. Bene. Allora, il rischio è che qui facciamo la scivolata definitiva. Però, leggendo il libro, avrai notato, Enrico, che c'è un capitolo
che si intitola La vagina perfetta esiste, ma non è detto che sia la più bella. E qui Alessandra Di Pietro, voglio sentire anche Fulvio Abate sul punto, ci racconta di questa moda, di questa tendenza, no? Sì, di una tendenza che è quella di richiedere la chirurgia estetica degli organi vaginali, pensando probabilmente ad un modello di vagina. Sì, pensando ad un modello di vagina e pensando anche che avendo una vagina che si presuppone bella, sia necessariamente contenta la persona che ce l'ha. Adesso in Italia, cioè che coincida col piacere, sì, con un maggiore piacere. Il piacere, diciamo così anche un po' grossolanamente, che farla bella è come farla contenta. La so questa. Ha studiato. Allora, l'unica cosa che voglio dire è che in Italia, la dottoressa termina, vorrei dire, è che in Italia è una tendenza agli esordi, ma che in Inghilterra è un problema consolidato. Nei giorni scorsi c'è stata proprio una marcia ironica, ma neanche tanto, fatta da molte donne contro una tendenza culturale che non è solo quella della depilazione integrale, ma è quella appunto dell'estetica contro la depilazione dell'estetica vaginale. Non possiamo mai stare tranquilli, richiesta soprattutto dalle adolescenti. Deve spiegare però una cosa, sì, che sennò mi rimangono tutti esterefatti e gli casca no, ma guardi, le donne sanno tantissime cose che magari a lei rimangono così un po' sconosciute. Sicuramente, mettiamolo in considerazione. Come si può chiedere il rifacimento di un organo che non è proprio, non è che viene esposto, non è che uno cammina voglio dire questo, è come rifarsi il pancreas a un certo punto. In una realtà di spettacolarizzazione del corpo, cominciando dalla minigonna che mostra le gambe, sì, e riducendo sempre più i margini di invisibilità, giunge perfino nella sua forma più estrema allo sbiancamento dell'ano. Sì, esiste una adesso pratica, siamo negli scivolamenti. No, assolutamente vero, esiste una pratica, è chiaro. Sì, in cui ma alcune è una donne sbiancano il tessuto anale dell'orifizio anale, perché all'inizio le porno star, per ragioni, cioè mi si vede di lavoro, ma da queste avanguardiste poi la pratica medica dello sbiancamento anale è giunto anche a delle signore che non praticano, medica, è estetica, che è rilevante. Estetico. Anche la chirurgia degli organi genitali può essere plastica, può essere necessaria per dei problemi. Non parliamo però di problemi in questo caso. Quella che viene comunemente usata è puramente estetica. Estetica. Va aggiunta una cosa. La mia generazione riteneva che il vello fosse un valore. E invece l'uomo moderno maschio si pretende totalmente depilato. Allora io dico, non si può stare più tranquilli. Ormai ci dobbiamo rifare le labbra, ci dobbiamo tirare qui, quindi rifare le labbra, tirare qui, ci dobbiamo rifare il naso, quindi diventiamo degli esseri così, ora ci dobbiamo rifare pure le parti che abbiamo sempre tenuto nascoste, basta, non se ne può più, veramente. Uno dice godete delle cose semplici, dicevamo appunto, soprattutto godete delle cose belle, delle cose semplici, cioè delle cose belle. Adesso noi ci stupiamo della semplicità, se noi vediamo una donna non rifatta, ma quella non si è rifatta! Ci spaventiamo. È vero, è vero. Però anche con quella di fatte ci spaventiamo. Come mai? Cosa c'è dietro? Questa donna non è bella così di suo? No, c'è qualcosa. Si sarà rifatta appunto la vagina. No, perché uno dice adesso fuori magari non vedo niente. Ma però il trucco c'è. È il segno di una sessualità molto visiva che si ferma proprio prima dell'incontro dei corpi. Perché poi l'incontro dei corpi è l'incontro della verità. Se sei rifatta, se non sei rifatta, se sei grasso, se sei peloso, se sei bella, se sei brutta, quello che ti succede nell'incontro dei corpi succede ed è lì che poi l'esperienza va oltre l'estetica. Ma se tutto si ferma solo ed esclusivamente al guardarsi, al rappresentarsi e al vedersi e non c'è lì proprio l'incontro degli umori, degli odori, dei sapori, c'è ragione la dottoressa. E c'è anche chi spegne la luce e che manda in banca tutto quanto. Come Facebook dimostra, che spreco. In aumento in modo vertiginoso l'esibizionismo sessuale.
Ma l'esibizionismo sessuale io non ho niente contrario all'esibizionismo sessuale. Però vedo che... Il punto è solo quello. Allora, se io mi esibisco di perché voglio dire qualcosa... Il punto è un'esteriorità sessuale che non ci interessa. Basta a noi ci piace. A il maschio corpelo che fuori esce dalla camicia, no, sti petti depilati, ste sopracciglia tutte disegnate, perché ora anche gli uomini sono tutti attenti, si disegnano le sopracciglia, si depilano. No, noi abbiamo vogliamo cominciato a scaldarci quando ormai cioè, maschio giunti alla fine. Con questo... No, con visto, no? Questo petto villoso, questo ci piace l'animalesco che non ha nulla a che fare con l'esteriorità. Oh, però non a tutti, o non a tutte. Non a tutti. No. Quindi viva l'esperienza. E quindi è questo un po', credo, il messaggio di Godete. Ognuno goda come può e come vuole, mi pare di poter sintetizzare così, questo mi pare il senso, sì, no? L'importante persino nella fedeltà, perché a un certo punto c'è, assolutamente, sì, o quando viceversa, si passa nella serialità. Alla meravigliosa conoscenza verticale, in cui avendo abbandonato quella orizzontale dei grandi numeri, si ritiene di andare in profondità con una persona, e anche lì o è semplicemente un aspetto meraviglioso. Uno si impigrisce, diciamo. No, perché e va tutto nella questo viene fatto verticale contro l'uso della parola, che insomma aiuta, no? L'uso della parola è magnifico. Ecco, no, cosa c'è di più bello di dirsi? Anche. No, c'è. Adesso non è questa la serie. No, sì, mi fermerei qui. Anch'io, diciamo che abbiamo detto così, sembra quasi un lavoro, sinceramente. Perché non è un lavoro, è un piacere, è un divertimento. Può diventare anche un lavoro. Sì, allora, certo, l'invito dipende. È, godete, io ve lo ricordo, Alessandra Di Pietro ha scritto questo libretto qui, rosa, molto economico, rosa. Perché economico. Rende molto, costa zero. Economico, non il libro. Anche il libro, sì, 6 euro l'eco. Sì. Economico, anche il libro economico. L'auspicio per questo nuovo anno che è iniziato e io vi lascio con la pubblicità e poi con il meteo, grazie alle nostre ospiti. Grazie a voi. E con Enrico Vaime, perché sotto corona è sempre in vacanza, beato lui, e con Enrico Vaime non mancherà occasione. Ma. Arrivederci, a domani. Buongiorno.